Buongiorno da Mediotel Radio, siamo al Pala Congressi di Rimini per Hospitality Day 2018, l'evento formativo più importante del settore dell'ospitalità. Siamo in compagnia di Simone Porto, giornalista di Travel Tech, docente per molte scuole internazionali, ma soprattutto CEO e fondatore della sua azienda di consulenza che porta proprio il tuo nome, Simone Porto Consulting. Allora, partiamo proprio dalla tua azienda. Come nasce e con quale mission? La mia azienda nasce 2 anni fa e è nata dopo una serie di esperienze nel mondo sia dell'hospitality che della consulenza. Io ho iniziato nel 99 come albergatore, ho diretto due strutture in Italia, poi ho lavorato per 5 anni per un'azienda franco-americana che si occupa ancora di consulenza a strutture luxury o catene, e a quel punto ho deciso di muovermi più sul lato consulenziale ad aziende, quindi a vendor, a PMS, channel manager, eccetera, concentrarmi più sull'aspetto formativo, quindi tutte le varie MBA, e sulla scrittura, quindi ecco spiegato anche l'ordine, no? Travel Tech e poi CEO. La mission inizialmente era nata con appunto l'obiettivo di migliorare, se vuoi, la comprensione da parte degli albergatori di alcuni aspetti che soprattutto in Italia sono, direi, fraintesi. Anzi, meglio che in Italia, direi nel Mediterraneo, perché altrimenti sembra che siamo sempre alla fine della curva della tecnologia, ma non è sempre così, effettivamente. Quindi c'è stato sempre questo approccio molto formativo al lavoro. Sarà che poi io vengo, nonostante ho iniziato molto presto a lavorare in hotel, vengo da una formazione umanistica, io studiavo lettere e filosofia, quindi probabilmente sarà questo che è rimasto. E l'azienda poi si è mossa in questa maniera, quindi io credo molto nella consulenza breve, consulenze che non superino i 12, 24 mesi, 36 mesi per prodotti più complessi, magari come le grandi catene, eccetera. Ma quello che interessa a me è fare in modo che il cliente, che l'hotel, riesca a un certo punto ad avere una comprensione tale del mercato, una comprensione tale del prodotto, da poter camminare con le proprie gambe. E quindi hai parlato di consulenza, quindi quali sono i servizi per i quali senti più forte, i punti di forza, ecco, della Simone Porto Consulting? Ma ce ne sono diversi. Diciamo, probabilmente ho fatto un survey ultimamente con i miei clienti per capire che anche noi possiamo avere delle opinioni su noi stessi, ma poi non sempre coincidono con la verità oggettiva, e il survey ha dato come risultato che l'elemento più importante della nostra collaborazione è la mia conoscenza del mercato. Quindi direi il fatto di aver lavorato per anni e di continuare a lavorare con strutture ed aziende in tutto il mondo. Io ho clienti da New York fino a Singapore, probabilmente mi ha dato una visione leggermente più ampia dell'hospitality, del travel in genere. Quindi ero sorpreso anch'io, ma sembra che l'aspetto che i miei clienti apprezzino di più sia proprio la conoscenza del mercato. Ad Hospitality Day 2018, quali le novità della Simone Porto Consulting? Le novità del 2018 sono tante, in verità. Sicuramente ci sono alcune novità delle quali non posso ancora parlare, e sono legate più all'aspetto scrittura, Travel Tech, però a breve probabilmente potrò darvi un aggiornamento. Per quanto riguarda invece i contenuti che andrò a mostrare oggi, si parlerà tanto di come è cambiata ed evoluta la ricerca nel travel, come si comporta il traveler medio e quali sono gli errori da evitare per fare in modo di intercettare il viaggiatore di oggi. Micromomenti e maxi ritorni, lo speech che concluderà Hospitality Day 2018. Di cosa parlerai? Beh, il titolo, se vuoi, è un po' provocatorio. Micromomenti perché, come ti accennavo prima, non è sempre chiaro all'albergatore di oggi dove si trova il viaggiatore medio durante il funnel di prenotazione.
E questo significa che molte volte gli albergatori si trovano a investire dei soldi su alcune azioni nel momento sbagliato ed avere dei ritorni sull'investimento molto molto bassi. Quindi conoscere e comprendere quali sono questi micromomenti permette di avere appunto dei maxi ritorni, perché significa andare ad investire in maniera selettiva durante quelle fasi del viaggio dove il viaggiatore è pronto per la conversione, quindi alla fine del funnel di prenotazione. Qualche altra cosa che andremo a vedere poi è dove andrà il mercato domani. Inizieremo con un po' di storia, quindi farò una brevissima micro storia in un minuto di 20 anni di web design, e chiuderemo invece con che cosa sta succedendo in ambito travel, come si è rivoluzionata la ricerca, quale ruolo avrà l'intelligenza artificiale, dove si sta muovendo il design, eccetera. Quindi è un po' una lezione di storia, se vuoi, su quello che è stato l'ottimizzazione, l'analisi, gli investimenti in advertising fino ad oggi, qual è il momento storico nel quale ci troviamo e dove stiamo andando, dove sta andando il futuro. Benissimo, dall'Hospitality Day di Rimini ringraziamo e salutiamo Simone Porto, CEO e fondatore della Simone Porto Consulting. Da Adriano e da Mediator Radio un saluto.